L'aspetto più inquietante del fenomeno UFO è senza alcun dubbio legato ai rapimenti alieni. Centinaia di migliaia di persone di ogni età, sesso, estrazione sociale, culturale e credo religioso dichiarano di essere state rapite da entità aliene e di aver subito accurati esami medici e ogni sorta di violenza fisica e psicologica. Sembra che ogni parte del nostro pianeta sia interessato al fenomeno, con alcune zone geografiche più colpite. Le esperienze di rapimento condizionano le vite degli addotti, cioè i rapiti, portandoli a riconsiderare la visione del mondo, della realtà e di se stessi. Il processo mentale che si innesca dopo i primi episodi di rapimento è complesso e spesso oscuro nell'interpretazione degli eventi accaduti. Nella maggior parte dei casi gli addotti non riescono a fare una chiara distinzione tra sogni lucidi e realtà. Così accade che misticismo, religione e magia e una realtà alterata si combinino in un turbine impenetrabile che complica i loro ricordi e di conseguenza il lavoro degli investigatori che cercano di ricostruire gli incontri ravvicinati del quarto tipo. Gli episodi di rapimento iniziano spesso in tenera età e continuano in età adulta. È come se chi opera questi sequestri cerchi di monitorare le cave umane, perché di questo si tratta, per scopi che sfuggono all'umana comprensione. In questo agghiacciante quadro, gli alieni sembrano essere interessati non soltanto al fisico di noi umani, ma anche al cervello, alla psiche, toccando quindi la parte del nostro potere decisionale, del nostro libero arbitrio. Non è raro riscontrare nei racconti dei rapiti l'impossibilità che questi hanno di pensare in maniera autonoma e razionale, di riuscire a proferire parola, di razionalizzare coscientemente, di opporsi mentalmente alle invasioni psichiche dei loro aguzzini. Ci sono resoconti di rapiti che riferiscono di aver incontrato non soltanto i piccoli esseri grigi protagonisti quasi assoluti dell'intera casistica del quarto tipo, ma addirittura angeli con tanto di ali, esseri di luce e addirittura Gesù Cristo. Le vittime di questa casistica erano sempre persone molto religiose. L'impressione che si ha è che gli alieni cerchino di utilizzare archetipi importanti a cui i rapiti si possano affidare, forse per tranquillizzarli e operare in maniera più rilassata, o forse per studiare i meccanismi cognitivi dell'essere umano e le sue emozioni legate ad eventi religiosi. Una cosa certa è che risulta davvero inverosimile che Cristo se ne vada in giro con degli alieni grigi per rapire esseri umani da sottoporre ad esperimenti medici. Umani che poi sarebbero anche i suoi figli, secondo la religione cattolica. Ovviamente non entreremo nel merito della questione religiosa sull'esistenza di Dio o di Cristo. In alcuni casi di rapimento, dove a essere coinvolti sono persone sensibili all'ambiente, all'ecosistema, gli alieni si presentano non come angeli o figure legate alla religione, ma come esseri tecnologicamente e spiritualmente avanzati arrivati da altri mondi che mettono in guardia l'umanità dai possibili disastri ambientali da loro stessi causati. In molte dichiarazioni degli addotti, gli alieni si dicevano incaricati di questa missione per il fatto che loro stessi, comportandosi come gli umani, avevano distrutto il loro pianeta. Insomma, messaggeri alieni venuti sulla Terra per risvegliare le coscienze degli umani e trasportarli in una nuova era di pace e benessere. Questo tipo di mentalità è fortemente legata alla visione che i contattisti hanno nei confronti di coloro che ritengono i fratelli dello spazio. I rapiti non sono contattisti, sia ben chiaro. I rapiti non scelgono di entrare in contatto con esseri alieni, a differenza dei contattisti che accolgono gli extraterrestri come fossero grandi amici e come grandi amici vengono trattati. Anche in questo caso, come nella casistica prima citata, sembra ci sia l'intenzione da parte dei rapitori di creare un rapporto di fiducia con il rapito, forse nel tentativo di farselo amico e instillare in questi la credenza che si trovi davanti ai salvatori dell'umanità. Molto spesso questa tecnica funziona e i rapiti si affidano completamente nelle mani dei loro rapitori. È un po' quello che succede alle vittime della sindrome di Stoccolma. In questa particolare sintomatologia, le vittime di un sequestro o di un abuso, in maniera insensata, cominciano a nutrire sentimenti positivi verso i propri aguzzini.
L'altra sfera dell'essere umano sondata e violata di continuo dai rapitori è la sessualità. Moltissimi uomini hanno raccontato di essere stati sottoposti al prelievo di sperma e moltissime donne all'asportazione di ovuli. Questa pratica reiterata nel tempo avrebbe lo scopo di creare degli ibridi tra la nostra e la loro specie. Almeno questo è quello che credono molti esperti ed è quello che pensano gran parte degli addotti. Naturalmente lo scopo di tale pratica è ignoto. Quale disegno si nasconda dietro l'interesse per gli apparati genitali maschili e femminili umani non ci è dato da sapere. Va sottolineato che quando si parla di psicologia e sessualità insieme, ci si immette in un sentiero irto d'ostacoli che presta il fianco agli attacchi dei detrattori in toto del fenomeno UFO. È molto semplice per queste persone tirare in ballo l'inconscio collettivo, fatto di archetipi comuni alla specie umana, e la libido, per smontare le affermazioni di chi sostiene di aver subito un rapimento da parte di entità extraterrestri. La comunità scientifica prende poco sul serio l'abduction, ritenendole il frutto delle fantasie di chi racconta di essere stato rapito. Psicologi e sociologi, per spiegare i racconti dei sequestrati, tirano in ballo cause di tipo psicologico o psicopatologico. Paralisi del sonno, falsi ricordi magari dettati dalla visione di materiale ufologico come film o libri, allucinazioni o illusioni ipnagogiche. Le illusioni ipnagogiche sono esperienze forti e vivide che si scatenano durante il periodo di sonno o in aggiunta alla paralisi del sonno. In molte culture si possono riscontrare riferimenti alle illusioni ipnagogiche, non di rado confuse con leggende popolari. Nell'isola di Terranova le illusioni ipnagogiche sono impersonificate da Old Hag, una strega che assale di notte chi dorme, impedendogli di gridare e di reagire. Tra gli Inuit è uno spirito malvagio che cerca di impadronirsi del corpo di una persona che dorme, mentre nella cultura giapponese prende il nome di Kanashibari. Anche in Italia ci sono diverse versioni di Old Hag che cambiano da regione a regione. In Sardegna si chiama Ammuntadore, in Campania Munaciello, per esempio. Si tratta sempre di una figura spettrale collocata al fianco o al di sopra di chi dorme, quasi sempre vestita di bianco, con occhi diabolici e un muso lungo e appuntito. Anche ammettendo che una piccolissima parte dei casi di rapimento possa essere giustificato da uno dei sopracitati fenomeni, esiste e resiste una quantità sproporzionata di casi attendibili che non può essere ricondotta a fenomeni legati all'immaginazione o al delirio dovuto ad allucinazioni. E non ci stancheremo mai di dire che a moltissime testimonianze dei rapiti sono collegate dichiarazioni di testimoni che, indipendentemente dai rapiti, ne hanno confermato l'attendibilità avvistando gli UFO protagonisti del rapimento. Chi sono questi alieni e per quale motivo rapiscono ogni anno milioni di persone nel mondo? A questa domanda gli scettici rispondono rifugiandosi dietro un ventaglio di possibili spiegazioni tutte volte a smontare la fenomenologia delle abductions. Se le allucinazioni, gli stati mentali alterati da droghe, la fervida immaginazione di persone mentalmente deviate, l'isterismo collettivo e tutto ciò che riguarda la suggestione di chi dice di essere stato rapito non bastano, arriva la soluzione che ci viene offerta sotto forma di folklore rivisitato in chiave moderna. In poche parole, per gli scettici, l'immaginario collettivo si è aggiornato, trasformando i vecchi racconti popolati di folletti, gnomi, elfi e fate, ma anche di esseri non bene identificati ma comunque tutti riconducibili al nostro pianeta, in chiave tecnologica, adattati dunque all'era moderna. Infatti nel folklore popolare ci sono racconti di donne, uomini e bambini rapiti da elfi, gnomi, fate e folletti per vari scopi, con modalità spesso paragonabili a quelle dei rapimenti del quarto tipo gestiti dai grigi. A vantaggio di questa ardita spiegazione da parte degli scettici, c'è il fatto che tra i famosi grigi rapitori e alcuni tipi di folletti o gnomi le somiglianze sono abbastanza evidenti.
Certo, non nella fisionomia, dove i grigi sono famosi per i grandi occhi a mandorla neri, ma nell'altezza sicuramente, per il fatto che riescono a comunicare telepaticamente, perché spariscono improvvisamente per poi riapparire in un altro punto, per la loro magrezza, per avere il corpo glabro, spesso per lo stesso colore di pelle. Il fatto che ci siano delle similitudini tra il modus operandi degli alieni e quello del piccolo popolo non significa che si tratti degli stessi soggetti reinterpretati e contestualizzati alla nostra epoca. Le storie di Folletti e compagni sono una componente della cultura popolare, soprattutto nel nord Europa, con uno specifico universo che nulla ha a che vedere con il mondo dell'ufologia. Tra l'altro, gli avvistamenti di gnomi e folletti avvengono tuttora, e non soltanto nei paesi nordici. Un altro punto in comune tra il mondo del piccolo popolo e quello dei rapimenti alieni è il missing time, cioè il tempo perduto che i rapiti non riescono in alcun modo a ricordare. Moltissimi racconti del folklore popolare europeo parlano di esseri umani rapiti da elfi e simili, trasportati poi in una dimensione parallela alla nostra, dove il tempo scorre in modo diverso, dove il tempo percepito dai soggetti rapiti risulta alterato rispetto a prima del rapimento. Più o meno ciò che accade a molte persone rapite da creature extraterrestri. Questi soggetti hanno buchi di ore di cui non ricordano assolutamente nulla e qualche volta l'esperienza vissuta sembra sospesa in una bolla che poco ha a che vedere con la realtà di tutti i giorni. I rapimenti alieni sono una cosa seria che non va confusa con la psicoanalisi, con il folklore o le leggende delle varie culture. Non bisogna mai dimenticare che a corroborare molte delle testimonianze dei rapiti ci sono segni tangibili delle loro terrificanti esperienze, come cicatrici inspiegabili, impianti sottocutanei di origine sconosciuta, impronte sul suolo nelle zone coinvolte dall'avvistamento e testimoni indipendenti che hanno riferito di aver visto qualcosa di non convenzionale. Chiunque ci sia dietro alle abduction, alieni, umani, piccolo popolo, chissà chi altri, il fenomeno esiste e sembra essere in aumento, anche se, come è logico che sia, molte delle persone che sospettano o sono certe di aver subito esperienze del quarto tipo non parlano per paura di essere prese per pazze. Tocca a chi è al di fuori di queste esperienze cercare di ascoltare i rapiti, cercare di comprendere cosa sia loro accaduto e tentare di non farli sentire isolati dal mondo e prigionieri di un mondo alieno. Tocca a noi ascoltare e comprendere per tentare di capire un fenomeno, per molti versi, decisamente ancora oscuro.